Oggi torniamo in piazza dopo la grande manifestazione del 1° dicembre perché abbiamo lanciato un appello di resistenza civile e quotidiana che passa anche attraverso le piazze. Rifiutiamo totalmente la logica securitaria che si nasconde dietro la legge sicurezza e immigrazione, chiamata così in un binomio che già collega in maniera subdola quello che è la persona migrante con la questione della sicurezza. È una legge che criminalizza le persone migranti, le persone indigenti e le persone che protestano, e quindi è un attacco vero e proprio a un modello di società includente che è invece quella che noi vogliamo. La decisione di aprire il CPR è una decisione del Viminale, ma di quando il Viminale era gestito dal ministro Minniti, e quindi anche questo va ricordato. Diciamo che per usare una metafora calcistica, se Salvini ha tirato il calcio di rigore, la palla sul cerchietto gliel'ha messa Minniti. La Turco Napolitano del 98 appunto ha fatto sì che si creassero questi centri di detenzione amministrativa per persone migranti che non hanno commesso nessun reato, se non appunto non avere dei documenti che secondo le leggi attuali non è possibile che loro li possano avere. Quindi è proprio un controsenso, non ti do la possibilità di avere un documento e ti richiudo in questi centri. Le persone che non si riescono a rimpatriare saranno lì fino a 6 mesi senza avere nessun diritto che invece si danno alle persone carcerate, perché non è considerata una struttura detentiva, ma soltanto una struttura che diciamo tiene a bada un attimo le persone migranti finché forse magari le rimpatrieranno. Ho iniziato a lavorare in centro di Via Corelli nel 2016 come mediatore culturale. Il centro funzionava bene perché era gestito molto bene dalle persone, cioè dalle società che erano all'interno, rispetto agli altri centri che ho visto qua in giro per Milano. La chiusura di questo centro, ovviamente, prima di tutto molti di questi ragazzi andavano a scuola qua a Milano, alcuni facevano le terze medie, alcuni facevano altri lavori come Tirocino, e per un attimo hanno perso tutto, sono stati dispersi in tutta l'Italia. Oggi noi abbiamo venuto qui per dire basta i morti in mare, basta il ripatrio e questo lager che hanno creato in Via Corelli. Noi vogliamo vivere in Italia in pace, avere documenti, lavorare per fare Italia avanti.